non ce l'hanno fatta. Io non ne posso più di vedere un centro-sinistra che costantemente litiga dopo le elezioni, quando qualcuno di noi va al governo e manda a casa, come è accaduto a Prodi due volte, l'esperienza dell'esecutivo. Perché? Perché il giorno dopo le elezioni si mettevano a litigare. Abbiamo fatto un ragionamento diverso, abbiamo detto le cose da dircelo ce le diciamo prima, ce le diciamo in faccia, ce le diciamo con grande lealtà. Il giorno dopo no alla guerriglia, il giorno dopo rispetto. Perché? Perché questo è lo stile di una politica diversa. Allora noi oggi siamo qui per dirci che cosa? Per dirci che le elezioni che sono alle porte non vanno vissute con l'animo dei reduci o dei nostalgici. I reduci, le cooperative dei reduci ambiscono al massimo a gestire i parcheggi. Noi abbiamo voglia di qualcosa di profondamente diverso. Noi abbiamo voglia di tenere in piedi soprattutto uno spirito, quello delle primarie, che c'era e che si è un po' perso in questa campagna elettorale. Certo non per colpa nostra, ma per colpa del PD. Avete visto che oggi la campagna elettorale ha preso un'altra piega. Bisogna farsi regole della campagna elettorale: farsi fotografare con un cagnolino, se non ti fotografano con il cagnolino non sei nessuno. Ora, uno potrebbe dire: Renzi, le tasse è una questione seria, sono i soldi. L'altro giorno ero in autobus a Firenze, non mi avevano visto, ero di nascosto in fondo, intanto mi chiudo, vado un po' di nascosto, fatto cappuccione, nessuno mi vede, a sentire un po' di commenti, no? Poi i fiorentini sono abbastanza, diciamo, per niente polemici, sereni, so, per un modo di fare, e sentivo una signora dire: a me me ne dà l'IMU, io non ho problemi, io lo voto, vai. L'idea, al di là della proposta in quanto tale, della restituzione del libro, possiamo parlare. Io sono uno di quelli che dice che è una proposta fattibile. Io non sono uno di quelli che dice scandalo. Guardate, sono 4 miliardi di euro. A quelli che dicono troveremo 4 miliardi, basta dire sì, basta prendere le quote latte che la Lega ci ha fatto pagare al nord, 4 miliardi e mezzo, e c'è più che la prima casa di Lima. Quindi i soldi per fare l'operazione ci sono, non facciamo i polemici ideologici a partito a prescindere. Io sogno una classe politica che abbia l'ambizione di cambiare un'aliquota, ma che abbia soprattutto l'ambizione di cambiare il paese. Sogno una classe politica che voglia restituire l'IMU, ma soprattutto che voglia restituire una speranza ai nostri figli di avere un paese in cui si possa far crescere un sogno, e non soltanto continuare a farci pensare come a dei consumatori. Perché? Perché questo è lo stile di una politica diversa. Allora noi, il cittadino è quello che si indigna quando vede quello che sta accadendo in Tunisia, dove centinaia di milioni di persone vanno a un funerale, non c'è un rigo nella stampa italiana, sì, giusto qualche paginetta a 27-28 per quello che è accaduto il mercoledì scorso con il leader laico tunisino che è stato ucciso davanti a casa. Perché non ne parliamo? Io sogno un'Europa, lo dicevamo in campagna elettorale, voglio ridirlo adesso, che veda una politica capace di dare delle direttive non soltanto su come si fa il cioccolato, lo dico a Torino, o il peperoncino, non soltanto su come si interviene sullo spread, ma anche che mi dica qualcosa sui diritti civili e umani in Siria, che non chiuda gli occhi di fronte a quello che accade nel mondo. Si dirà: ma l'Europa è nata sulle cose concrete, è vero, è nata sul carbone, sull'acciaio. Ma il carbone e l'acciaio erano la declinazione di quel bellissimo sogno ideale, idealista, che era stato per esempio descritto da Altero Spinelli al confino, a Ventotene, in un'isola, in un carcere. L'Europa che noi abbiamo in testa è o non è l'Europa che restituisce dignità alla politica? Di questi temi vorremmo parlare in campagna elettorale, non soltanto di un'aliquota, lo dice il sindaco di una città che ha abbassato le tasse. Per cui a me, con me, il giochino di quelli che mi vengono a dire ma tu vuoi alzare le tasse? No, io non l'ho detto in campagna elettorale per evitare di stare al festival delle promesse. Vi riduco l'IMU, vi riduco l'IRPEF, vi levo l'IRAP, vi do le pentole a 19,90 sul pullman. No, non abbiamo fatto questo meccanismo. Io non voglio convincervi a votare perché vi do qualcosa. Sogno un partito che vi convince a votare perché vi chiede qualcosa, vi chiede di mettervi in gioco, vi chiede di essere parte di una sfida condivisa, vi chiede di essere parte di un sogno concreto, che è il sogno di chi dice: beh, che la politica è una cosa seria, una cosa bella. Questo è lo spirito delle primarie.
Ci sono alcune cose che si sono chiarite, altre no. Rimane in sospesa la storia del tacchino sul tetto di Bersani, piano piano la recuperiamo, ne stiamo parlando, poi. Ma ho visto che Pierluigi ha fatto una bella svolta, gli ho detto, l'ho visto anche prima al mercato, ha detto basta con questo tono, da Giovanni mettiamo un tono più istituzionale, sbraniamoli. Oh, fino al rottamatore era da una vita che aspettava, però al di là delle battute, il punto di Ingroia. Ho visto se sono tutti arrabbiati quelli di Ingroia. Ieri era a Napoli, mi hanno fatto una domanda, oggi su tutti i giornali, dice, cosa ti dice? Un posto a Ingroia? Dice, è un posto buttato via. Dice, non le devi dire così le cose. Avete ragione, non volevo dirla così. Il voto a Ingroia è un voto che non serve a niente, va meglio così? Ma non serve a niente, vedete che di fatto, ma non è cattiveria, non è cattiveria, è un voto di testimonianza come ci sono state dozzine. Volete fare del vostro voto un atto di testimonianza? Ma certo che potete votare Ingroia, per carità di Dio, viva la libertà e la democrazia. E detto questo però, e rispettando i tanti che stanno cercando di far vincere Ingroia, perché come noto c'è un governo Ingroia alle porte, credo che ci sia bisogno di dire con chiarezza qual è la partita che ci ballo. La Salerno-Reggio Calabria che alla fine della fiera costa all'ANAS più di quanto costi la sonda Curiosity su Marte alla NASA. E mi fa piacere che ridiate perché siete di buon umore, spero di esserlo anch'io fra 4 ore, ma vi segnalo che sono soldi vostri quelli dell'ANAS, non quelli della NASA, sfortunatamente. Però nel frattempo che succede nel mondo? Succede che Obama fa il free wifi, cost to cost, che non vuol dire, come diceva quel signore, costi quel che costi, ma che vuol dire da una parte all'altra dell'America. Il free wifi significa che l'America capisce che l'innovazione passa anche dalla capacità di investire sulla banda larga. Ci sono alcuni politici che continuano a pensare che la banda larga sia il complesso musicale che arriva con quelli un po' obesi. La banda larga è il futuro di questo paese. Il divario digitale va combattuto concretamente, nel dettaglio, andando a investire sull'innovazione. Noi siamo un paese che, con complicità varie, incoraggia in questi 10 anni il gioco d'azzardo, ma scoraggia chi vuole aprire un'azienda. Si dice che chi vuole aprire un'azienda può farlo in un giorno, ma se ci vuole un anno per andare dalle banche che ti devono controllare tutto le scartoffie, salvo poi scoprire che in 15 giorni le banche acquistano altre banche facendosi una plusvalenza di 3 miliardi di euro. Ma che paese è quello nel quale noi non affermiamo con forza il diritto ad avere un diverso rapporto tra politica e banche? Lo diciamo con rispetto al presidente Monti. Non è pensabile dire che ciò che è riuscito è merito del governo, ciò che non è riuscito è colpa dei partiti. Perché poi se no si va a un giochino nel quale si perde che cosa, che è il punto sul quale voglio terminare, la credibilità. Avendo perso, avendolo detto, si restituisca a chi ha vinto l'onore e l'onere di fare le cose che ha promesso. Qui sta il passaggio fondamentale del non mettersi a fare la correntina, del non mettersi a chiedere un posto in più o un posto in meno. Ma nel dire, ok, hai vinto tu, io rispetto il risultato. Io voto convintamente Bersani perché penso che tra i candidati in campo, e vi invito quelli più dubbiosi di voi, quelli più scettici di voi, quelli più indecisi di voi a ragionare, sia in questo momento quello che ha più chance, e vorrei dire anche il dovere, di provare a fare una proposta di governo. Questa Italia è la nostra Italia, l'Italia giusta, potremmo dire con lo slogan di questa campagna elettorale, che riduce le ingiustizie, che afferma quell'articolo 3,2 della Costituzione, che però non è che tutti devono arrivare nello stesso punto, uguaglianza sostanziale, ma che tutti devono partire dallo stesso punto, poi chi ha più merito se la deve giocare, non può essere messo in condizione di non giocarsela. Questa è l'uguaglianza che noi aspettiamo. Questa Italia qui è un'Italia che dipende anche da noi. E quindi, incerti e convinti, delusi e nostalgici, entusiasti e appassionati, definitevi un po' come vi pare, ma la politica nei prossimi 15 giorni si occuperà di voi. Credo che sia giusto che voi vi occupiate di lei, credo che sia giusto che voi vi mettiate in gioco, credo che sia giusto che
dentro il vostro cuore batta il sentimento per quel castello in aria a cui costruirete faticosamente le fondamenta. Non è venuta stavolta, sarà per la prossima, non vi preoccupate, prima o poi riusciremo a realizzarlo. Ma credo che sia fondamentale per ciascuno di noi sapere e dirci che l'Italia che noi vogliamo è un'Italia che passa dall'impegno di ciascuno. Non rassegnatevi ad essere consumatori, non rassegnatevi ad essere un codice fiscale, non rassegnatevi ad essere un numero. Voi siete l'Italia, noi siamo l'Italia e da italiani possiamo pensare di lasciare ai nostri figli un mondo leggermente più bello di quello che abbiamo ricevuto. Questo è l'obiettivo e credo che questo sia anche il sogno di una politica fatta in modo diverso. Grazie e in bocca al lupo a ciascuno di noi.